Tutti in piazza tra girotondi e palloncini blu, il Centro Unico Aziendale per la Salute Mentale in Età Evolutiva, insieme all'Assessorato all'Istruzione del Comune di Napoli e ai genitori del gruppo di integrazione sociale Napoli per l'Autismo, hanno questa mattina organizzato una manifestazione in Piazza Dante in occasione della Giornata Mondiale per la Sensibilizzazione sull'Autismo. A prendervi parte numerosi istituti scolastici della città per una giornata tesa ad abbattere i muri dell'incomprensione. Presente il sindaco Luigi De Magistris. Ascoltiamo Luisa Russo, responsabile del Centro Unico di Salute Mentale dell'Età Evolutiva dell'ASL Napoli 1 Centro. A Napoli sono circa 1500 bambini. Il problema è che tutti sanno che noi operatori effettuiamo diagnosi sempre in maggior numero. Mentre prima, molti anni fa, insomma, erano molto più rari i casi. Adesso noi, per esempio, per fare l'esempio di un quartiere che, dove io opero, il Vomero Arenella, noi mediamente effettuiamo due diagnosi a settimana di bambini tra i 2 e i 3 anni, di nuovi casi di bambini fra i 2 e i 3 anni. Per l'occasione Federconsumatori Campania ha organizzato un punto informativo per la tutela delle famiglie. Ascoltiamo Roberto Palisi. Un servizio di informazione sulla condizione, diciamo, dei diritti che possono essere azionati, diritti concretamente esigibili da parte delle persone con disabilità, e l'offerta di una consulenza e assistenza legale sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. L'Istituto per la ricerca, la formazione e l'informazione sulle disabilità ha organizzato manifestazioni in 20 comuni della provincia di Napoli, nella sede del comune di Ottaviano, che ha ospitato scolaresche provenienti dagli istituti dei paesi vesuviani, sono stati premiati i vincitori del concorso Integra Autismo. Ascoltiamo il presidente IRFID Giuseppe Miranda. È un momento particolare, è un evento, ma non è solo oggi. In realtà alla consapevolezza sull'autismo sono mesi che lavoriamo. Questo gruppo eccezionale che ho la fortuna di rappresentare, l'IRFID, sta portando avanti da gennaio una serie di iniziative atte a sensibilizzare, a consapevolizzare tutto ciò che è la società civile, partendo dalla scuola, partendo dalle associazioni, partendo dalle istituzioni, e quindi abbiamo avuto e riscontrato un successo enorme, che questo non fa altro che farci capire che quello che abbiamo fatto è tanto, ma probabilmente ci stimola e ci sprona a fare di più per il futuro.